Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del fine settimana curate dalla nostra redazione. Gerami, carabinieri della stazione Troina hanno tratto in arresto tre ceramesi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In concorso i militari, infatti, durante un posto di controllo effettuato nelle vie cittadine, hanno fermato l'autovettura con a bordo i tre arrestati per un controllo di routine. Durante la perquisizione venivano rinvenute sotto il sedile posteriore dell'auto 8 dosi di marijuana per un peso complessivo di 19 grammi, oltre a diverse centinaia di euro nel portafogli di uno dei tre arrestati. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano tradotti presso le proprie abitazioni di Cerami in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna. Liberi Consorzi, su iniziativa del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale di Caltagirone, sono stati invitati presso il Salone di Rappresentanza del Municipio Calatino i sindaci, presidenti del Consiglio e capi gruppo consigliari di diversi comuni per la costituzione di un libero consorzio. Tra comuni, tra gli invitati, le delegazioni dei comuni di Catenanuova, Centurio e Piazza Armerina e Regalbuto, facenti parte dell'ex provincia di Enna. Troina. Restaurata la chiesa di San Rocco, risalente al XVIII secolo, che riaprirà il culto il prossimo 6 giugno. Il restauro è stata opera della confraternita dell'amministrazione comunale ed ha ricevuto un contributo cospicuo anche dalla Conferenza Episcopale Italiana. I lavori hanno permesso di mettere in sicurezza la struttura, di consolidare la volta, di eliminare le infiltrazioni d'acqua, di recuperare la facciata esterna, l'intonaco interno, la pavimentazione, di ripulire l'altare, di sostituire i portoni d'ingresso, l'area presbiterale, la sacrestia, gli arredi ed infine di realizzare un piccolo bagno che ad oggi era inesistente. Catenanuova, truffa ai danni di un negozio di abbigliamento che vendeva online tramite il social network Facebook. Un acquirente torinese avrebbe ordinato in due tranche merce per circa 6.000 euro pagandola con bonifici falsi, ingannando di fatto i malcapitati commercianti. Per fortuna uno dei pacchi spediti è stato bloccato prima della consegna, dopo che era stata effettuata la denuncia alla polizia postale. Nicosia sarà un fine settimana movimentato in Piazza Garibaldi con la manifestazione Nicosia Ritmo di Danza, i più piccoli intrattenuti dal nano gigante con la partecipazione del personaggio di Peppa Pig. Poi sul palco la palestra Fitness Club si esibirà con il saggio di danza Running on Time a spasso nel tempo. Seguirà una serata di disco dance curata da Radio Studio 2 con la presenza di ragazze Immagine. Ed anche per oggi abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre segnalazioni e potete scrivere alla redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.